un'occasione. Sì, in effetti da qualche anno sto cercando di lavorare, lo dicevo prima, proprio sul non dimenticare. Questo è quello che voglio fare, sul non dimenticare chi di questo territorio è stato protagonista, perché viviamo un tempo velocissimo in cui tutto si consuma in un lampo, tutto si usa e si getta via. Non dobbiamo fare questo, non dobbiamo fare questo con le persone che ci sono state accanto, che sono state protagoniste del nostro percorso di vita, che in qualche modo ci rappresentano. Devo dire una cosa, io qualche volta non sono venuto in altre occasioni perché c'era Gerardo Palermo, che è stato per me un punto di riferimento straordinario, perché è stato il mio preside, un professore che ho seguito in tante occasioni, una persona che io stimavo tantissimo al di là della sua competenza tecnica per il fatto umano che lo contraddistingueva in un modo assoluto. Si poteva pensare anche in modo diverso da lui, ma sul piano umano era un punto di riferimento etico e morale. Ecco, mi imbarazzava venire, era come venire da un vecchio insegnante che qualche volta ti rappresentava, e trovarsi di fronte per me era ancora l'allievo al maestro, e quindi mi metteva in una certa difficoltà. Però ecco, cercherò di venire altre volte. Vi invito tutti a continuare a non dimenticare, lo ripeto, tutti questi che in qualche modo, come attori, pittori, scrittori, hanno cercato di rendere migliore non solo la nostra vita, ma questa terra. E quindi la cultura, al contrario di quello che ci raccontano, non è vero che non ci si mangi con la cultura. Con la cultura ci si dovrebbe mangiare, perché oltretutto, oltre a darci un guadagno possibile anche dal punto di vista remunerativo, la cultura ci rende migliori e ci permette di capire meglio il mondo, ci permette di ragionare meglio e di godere di più delle cose che abbiamo, di difendersi da tutto quello che ci capita. È un invito, e poi spero di rivedervi in un'altra occasione. Ringrazio Paolo, Francesco, Guido, tutti quelli che mi hanno invitato qui. Lo ripeto, per me è un privilegio, ho occasione di parlare di questa terra e di personaggi come Franco che l'hanno migliorata, per me è un privilegio, non è un favore che voi fate a me, ma è io che veramente cerco in tutti i modi di sostenere queste azioni, in tutti i modi. Grazie.